L'energia, la creatività, la fantasia e quella piccola parte di gioco che quando si parla di moda non dovrebbe mai mancare. Moschino festeggia i suoi primi 40 anni di storia e la sfilata show durante le giornate di Milano Collezioni Donna, dedicate alla prossima estate, è un tributo ai capi iconici e alle idee di Franco Moschino, scomparso prematuramente nel 1994. E unito in uno strano destino all'indimenticabile fondatore è Davide Renne, solo dal 1 novembre direttore creativo del brand, scomparso prematuramente anche lui a soli 46 anni e a cui va il ricordo e il saluto di tutta la redazione di Like. In passerella come nel parterre, nel segno del bianco, luminoso, prezioso, elegante in tutte le sue quotidiane sfumature. Sara Cavazza Facchini celebra i suoi primi 10 anni alla direzione creativa di Jenny e realizza una collezione nel colore simbolo dello storico brand del Made in Italy. È una responsabilità che sento ma che non mi pesa, perché io mi sono sempre molto sentita affine al DNA di Jenny, quindi ho una donna elegante, sofisticata. Per cui guardare al passato di Jenny, al vintage, è stato solo che motivo per permettere anche a me stessa, a quella che sono io, di esprimermi al massimo. E poi finalmente mi posso vestire di viola, che in teatro non ci si può vestire di viola. È un colore che adoro. Ma noi rompiamo da sempre ogni pregiudizio, io e Chiara. Evviva Chiara! È Drusilla Foer a dare il benvenuto sulle passerelle milanesi a Chiara Boni e alla sua Petit Robe. Dopo i successi delle Fashion Week, la stilista fiorentina ritorna nella sua Milano e la collezione ispirata all'Africa è tutta una buona vibrazione tra motivi tie and dye, colori decisi e scenografici abiti K, proprio come quello indossato dall'amica Drusilla. È una persona colta, una persona che ha fatto tanta gavetta per arrivare, è un autore, un attore. Vuol dire anche la passione, la forza di noi italiani quando vogliamo veramente qualcosa. 70 anni di storia da festeggiare sono sempre un traguardo perché vuol dire che di strada se n'è fatta e tanta. Come raccontava anche un famoso slogan degli anni 90, è mai passato di moda, un certo mondo cammina Rossetti. La raffinatezza nel marchio lo si vede anche in un certo mondo che cammina Rossetti. Un certo mondo di intenditori. A Palazzo Isimbardi i riflettori si accendono così su un marchio, simbolo della scarpa italiana. Fratelli Rossetti, una grande storia iniziata con papà Renzo e vissuta sempre a cavallo tra innovazione e tradizione. I primi anni sono stati rivoluzionari perché erano i tempi in cui le scarpe erano solo nere, marroni, allacciate, la creatività era zero. Quindi la prima intuizione di nostro padre è stata quella di legare la scarpa al mondo della moda. Proprio come racconta il Mocassino Brera, un caposaldo del brand dedicato al quartiere milanese degli artisti, manifesto di una creatività ma anche di un'industria tutte italiane. For me, for me, formidable.